Trasmettiamo in diretta 3, 2, 1, 0. Benvenuti cari amici del Simposio Rosminiano. Vi diamo il benvenuto a questo 21° simposio che si terrà dal 24 al 27 agosto, intitolato Tra Cesare e Dio, la cultura del Risorgimento a 150 anni da Porta Pia. I nostri relatori di questa sera sono già pronti e io passo subito la parola a Padre Umberto Muratore, direttore del Centro Studi Rosminiani di Stresa. Prego, Padre Umberto. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro incontro che speriamo sia l'ultimo ad essere celebrato solo in forma virtuale. Col prossimo anno, infatti, è nostra intenzione riprendere i corsi di presenza a Stresa nella ricca cornice del Lago Maggiore. Sono tante le persone da ringraziare che hanno reso possibile questo incontro. In particolare la Conferenza Episcopale Italiana, Pontificia Università Lateranense, nella persona del suo magnifico rettore Vincenzo Bonomi, il professor Monsignor Giuseppe Lorizio, che mi offre sempre il suo prezioso aiuto nella scelta dei temi e dei relatori, il professore Marco Staffolani, che ci presta le sue competenze sul campo dei media digitali e dei social network, il segretario dei simposi, Vittorio Allegra, che sbriga tutto il servizio di prenotazioni, informazioni, cambiamenti. Poi il mio segretario, professor Samuele Francesco Tadini, che mi aiuta nell'organizzazione di tutti i corsi del simposio, e il mio confratello, Don Gianni Piccinardi, che invece mi aiuta nelle questioni dei computer e dei media, dove io non me ne intendo un granché. A tutti quanti il mio umile ringraziamento, ma mi auguro che il Signore sia con loro più generoso di me. Visti i tempi molto ristretti, non mi resta che augurare a tutti buon lavoro e passo la parola al magnifico rettore della Università Vincenzo Bonomi. Grazie e ringrazio innanzitutto per l'invito da parte di Don Umberto Muratore e degli organizzatori di questo 21° simposio. Porto il saluto dell'università e insieme il sostegno per questa iniziativa. C'è un interesse, certo, un interesse motivato anzitutto perché alcuni dei suoi docenti, professor Lorizio in primis, sono coinvolti nell'iniziativa. Poi anche perché c'è un interesse dell'Università del Papa rivolta alla famiglia Rosminiana, ai suoi membri che la frequentano numerosi. Permetto qui di salutare Don Mario Natale, che è rettore del Collegio Rosminiano a Porta Latina, e anche memore della presenza che Monsignor Riva ha avuto qui, in questo Ateneo, per tanti anni, dando lustro e competenza. E poi c'è anche un interesse alla tematica scelta in questo anno. Di questo tema io mi permetto così di utilizzare un piccolo riferimento alla breccia di Porta Pia per richiamare l'attenzione proprio su una delle questioni che sono oggi aperte non solo nel dibattito, ma direi anche nelle relazioni all'interno del corpo sociale, non solo italiano, ma anche in diversi paesi, e anche presente sul piano internazionale. Mi riferisco a quella dicotomia che spesso viene chiesta, a volte addirittura viene imposta, tra l'essere credente e l'essere cittadino.
Rosmini, ecco, rileggendo Rosmini, lui riprendeva questa contrapposizione nei termini di società spirituale e società secolare, però giungendo ad una conclusione, io ricordo questo passaggio che ho ritrovato in questi giorni, e cioè che il cittadino non cessò mai di essere umano. La sua riflessione era fatta immediatamente negli anni in cui l'illuminismo cercava di capovolgere, o meglio, poneva a fondamento della società e dello Stato pilastri come l'uguaglianza e la cittadinanza che venivano visti come contrapposizione alla visione cristiana. Ma nonostante il tempo trascorso, io credo che si tratta di una posizione che mantiene tutta la sua attualità, soprattutto se si pensa alla capacità del credente di operare nelle dinamiche sociali, cioè di essere protagonista di scelte e di decisioni che riguardano sia l'aspetto soggettivo come anche l'aspetto comunitario. La scelta religiosa, e questo credo per noi è una cosa essenziale, resta ancorata sempre ad una duplice prospettiva. La fede è un dono personale e individuale, certamente, ma va necessariamente manifestata anche in comune. Lo dico per quel piccolo, diciamo, aspetto dell'esperienza internazionale fatta in questi anni. Oggi invece il rischio per i credenti è di cedere il passo proprio all'indifferenza e quindi di diventare indifferente. Rosmini tante volte ha parlato dello Stato indifferente, no? Nel suo testo La società e il suo fine. Lo Stato indifferente che però è anche capace di portare avanti la cosiddetta legge atea. Questi sono i suoi due punti di riferimento. Sono situazioni che oggi troviamo manifestate in modo diverso, ma anche di fronte che si pongono proprio di fronte alla possibilità del credente, della comunità di credenti, di essere portatori di una proposta all'interno del corpo sociale. Non sto qui reclamando posizioni per una comunità religiosa, tantomeno di pensare ad una chiesa che si impone, ma piuttosto di pensare e di disegnare, come voleva Rosmini, una chiesa che è libera e che attraverso i suoi membri si propone di essere uno strumento, oggi diremmo, non di supplenza, ma in funzione realmente sussidiaria rispetto alle istituzioni statuali. La pandemia ci ha fatto cogliere piuttosto il primo dei profili, cioè una realtà di supplenza e non sussidiaria. Credo che qui si giochi, nel caso italiano, anche a distanza di 150 anni, la relazione tra le due istituzioni, tra lo Stato e la Chiesa, e di conseguenza si tratta di una realtà in cui si compone o si frammenta l'unità della persona tra l'essere credente e l'essere cittadino. Consentitemi un ultimo accenno che è proprio conseguenza di questa lettura che fa parte del dibattito di questi giorni nell'ambito internazionale, una riunione sui diritti umani che si è tenuta la settimana scorsa a Ginevra. Ebbene, i limiti posti all'intero comparto della libertà di religione. E nel dibattito internazionale oggi non è più letta come un diritto, quella facultas agendi di cui gode il cittadino o la comunità, ma piuttosto è vista esclusivamente in termini di intolleranza religiosa. Frenare l'intolleranza religiosa. Cioè, se il credo religioso viene equiparato all'intolleranza, evidentemente i criteri di valutazione, le proposte che i credenti e le comunità dei credenti possono fare assumono parametri diversi da quelli a cui eravamo abituati. La stessa libertà, qui viene in mente quell'espressione dell'enciclica Fratelli Tutti, la libertà che è manipolata e deformata o serve a giustificare qualsiasi tipo di azione, come dice appunto Papa Francesco. Ecco, quello di Rosmini credo che sia un messaggio cui è possibile leggere la Sì, no, sono necessità di una ricavato tutto. libertà per il profilo religioso, del credo religioso, un messaggio che ci impone di distinguere tra Cesare e Dio, e quindi una libertà capace di generare però coesione sociale e partecipazione dei credenti nei processi decisionali. Comunque sì, Una vero, libertà non che so oggi va garantita e ricercata per tutti, senza differenze di se. segregazione. E questo l'augurio che rivolgo al simposio, spero di poter imparare tante altre cose, portare i suoi frutti al simposio, sia nella memoria che nella prospettiva futura. Grazie ancora. Grazie a lei, professor Bonomo. E io mi auguro che lei possa questi pensieri che adesso ha dato raccoglierli e mandarceli per poi fare la pubblicazione degli atti. Quindi saremmo contenti e lo ringrazieremo se ce li mandasse.
Lei ha citato Monsignor Clemente Riva, deve sapere che i rosminiani, nel tutto il periodo in cui Rosmini era condannato, hanno sempre mandato i loro alunni sempre al Laterano e sentivano molte punzecchiature su Rosmini, ma resistevano. E il primo che ha osato con grosse difficoltà fare una tesi di laurea in favore di Rosmini è stato proprio Clemente Riva, che faceva una tesi contro la posizione di Papa Luciani, prima Papa Luciani, sull'origine intellettiva dell'anima umana, una delle frasi condannate dalle 40 proposizioni. Quindi da parte nostra c'è sempre stata fedeltà alla università che lei ha l'onore di dirigere. Adesso sentiamo il Monsignor Nunzio Galantino, che farà la sua relazione, la sua prolusione. Con Galantino il nostro centro rosminiano ha un lungo rapporto di amicizia, più volte è stato qui nel nostro centro a studiare, oppure di passaggio, e durante la beatificazione di Rosmini gli abbiamo anche affidato la cura della pubblicazione con le Paoline, con San Paolo, delle cinque piaghe della Santa Chiesa, che sono state poi distribuite a decine di migliaia di copie. Noi lo ringraziamo anche per tutti questi anni in cui non ci ha fatto mancare la sua amicizia, e a me dà una certa commozione il fatto che ogni volta che lo chiamo mi risponde direttamente e subito. Attualmente, dopo essere stato segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Galantino è presidente dell'APSA, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, e noi siamo sicuri che questa volta darà una lezione di austerità, di onestà e di buona amministrazione. Ecco la parola a lui, che ci spiegherà le piaghe della Chiesa e la tentazione del feudalesimo ieri e oggi. Manca il volume. C'è D'Annunzio? Il microfono. Riapriamo il microfono. Richiesta inviata. Non si sente. D'Annunzio, devi premere sopra la richiesta fatta. Eccomi. Mi sentite adesso? Sì. Bravi. Pensavo che qualcuno volesse già silenziarmi prima di parlare. Grazie a Don Umberto, grazie a Monsignor Lorizio, grazie a tutti quanti voi. Un caro saluto veramente ai tanti amici che rivedo, anche se così tramite web. Don Umberto ha già annunziato il titolo del mio intervento, Le piaghe della Chiesa e la tentazione del feudalesimo ieri e oggi. Evidentemente è un tema che io tratto all'interno del tema generale del simposio Tra Cesare e Dio, la cultura del risorgimento a 150 anni da Porta Pia. E chi segue, chi ha seguito un po' la storia della Chiesa in questo periodo, si è reso conto che i 150 anni e più trascorsi da Porta Pia non sono passati invano. Almeno non sono passati invano per chi, da una parte o dall'altra, ha imparato a lasciarsi interrogare dalla storia e ha saputo esercitare la fatica del pensiero, ovviamente senza farsi distrarre dalle fanfare dei bersaglieri o dalle marce pontificie.
Ecco, chi è riuscito a tenere sullo sfondo tutto questo ha capito che il 20 di settembre 1870 è stato un momento cruciale per la vita degli italiani e dei credenti cattolici, un momento che ha imposto, purtroppo dall'esterno, la necessità di un ripensamento della comunità ecclesiale e un ripensamento anche del suo modo di stare, di abitare questo nostro mondo. Bisogna dire la verità. Un processo di rinnovamento, processo di conversione, era già in qualche modo iniziato nel luglio dello stesso anno, 1870, con la celebrazione di quello che Newman chiama il Concilio Incompiuto. Ci riferiamo evidentemente al Vaticano I. Perché incompiuto? Incompiuto non solo perché interrotto. Al di là di certa storiografia laicista che ritiene la promulgazione del dogma dell'infallibilità e del primato del Romano Pontefice come una sorta di rinuncita rispetto alla perdita ormai imminente del potere temporale, con quello che a me piace chiamare il sensus ecclesiae, più profondamente teologico. La vicenda, quella vicenda, può essere letta, può essere interpretata come l'inizio di un cammino di purificazione e di spiritualizzazione della figura del Vescovo di Roma e della stessa autorità della Chiesa e nella Chiesa. Ecco l'esito di questo. Diciamo di questo accidentato e non sempre lineare percorso, lo avremmo potuto vivere appieno se ci fossimo fidati di più dello Spirito Santo e se ci fossimo fidati di più della profezia di alcune donne e di alcuni uomini, avremmo potuto viverlo già nel Concilio Ecumenico Vaticano II, a mio parere. Di cui evidentemente Newman e Rosmini sono ormai dei riconosciuti maestri, sono riconosciuti come precursori, come profeti. Ma torniamo al 20 settembre del 1870. Io penso che oltre la pur rilevante dimensione politica dovremmo cercare di cogliere la valenza culturale, la valenza teologica di quel momento storico. Quella breccia, la vedete pure qui, no? Quella breccia è sicuramente metafora del farsi strada della modernità nella Chiesa. Un farsi strada che ha portato dei traumi, pensiamo alle vicende del modernismo. Una breccia che si è fatta strada anche con il fascino che questo incontro-scontro ha prodotto e ancora oggi genera. E con tutto questo, Rosmini, Antonio Rosmini, aveva già in qualche modo profeticamente intravisto e descritto il trauma, sì, il trauma e la necessità di un'autentica conversione ecclesiale. Fin dagli anni 30, lo aveva fatto fin dagli anni 30 dell'Ottocento. Perché anni 30? Perché anni 30? Perché è il periodo della stesura delle cinque piaghe, lo ricordava poco fa. Sento dei ritorni. Qualcuno già comincia già a protestare. Non ho ancora detto tutto. Sentirete ancora. Marco, che succede? Qualcuno si interrompe? Qualcuno apre e chiude il microfono. Ah, vuole partecipare? Dopo, dopo. Dopo Ecco, partecipiamo. qualcuno l'ho mutato, però. Bravo. Bene, allora vi stavo dicendo, no, che questa previsione, chiamiamola così, no, questa profezia di Rosmini evidentemente risale già agli anni 30, il periodo della stesura delle Cinque Piaghe. Un'opera che, lasciatemelo dire, incautamente Rosmini pubblica nel 1848. Si era fidato troppo degli uomini di chiesa, Rosmini.
e che sarà messa poi all'indice l'anno successivo. Un'opera, lo diceva poco fa Don Umberto, un'opera della quale mi sono occupato, ma prevalentemente a livello di ricostruzione ed edizione critica, però nell'ultima versione voluta dal suo autore, così mettiamo tranquilli tutti i puristi delle edizioni critiche. Qui si parla nell'edizione ultima voluta dall'autore. Non sto qui a spiegarvi che cosa significa tutto questo, anche perché copie da vendere non ne ho, caro Don Umberto, è già tutto fatto. E allora, per parlare dell'attualità delle cinque piaghe, io vorrei partire da due articoli di Don Pino Lorizio, apparsi su Famiglia Cristiana, uno in occasione della pandemia e l'altro nell'anniversario che stiamo ricordando. Ecco, tengo solo sfondo un po' quello che ha scritto, le provocazioni di Don Pino. La riflessione che intendo proporre, mentre tiene conto proprio degli spunti di attualità proposti da Don Pino, intende anche svilupparsi a partire da due espressioni che ritroviamo nelle cinque piaghe, relative proprio alla tentazione del feudalesimo. Mi riferisco in particolare, per chi poi volesse andarle a verificare, ai due paragrafi 130 Quando si e piace. 132. La prima espressione: il feudalismo fu l'unica, o certo la principalissima fonte di tutti i mali. Paragrafo 130. In questo senso offre la possibilità di una lettura trasversale delle piaghe. Poi l'altra espressione è il paragrafo 132. Il feudalismo in gran parte è caduto, dice Rosmini, e va via più dileguandosi in presenza dell'incivilimento delle nazioni, come le ombre si fuggono ai raggi della luce. La Chiesa non ha più feudi. Quindi Don Umberto, è vero che sono amministratore del patrimonio della Santa Sede, però no, non ho potere su nessun feudo, grazie a Dio. Va bene. Quindi qua dice Rosmini, la Chiesa non ha più feudi, ma ecco, al feudalismo sopravvivono i suoi principi legali, le sue abitudini, il suo spirito. La politica dei governi si ispira ad esso. I codici moderni hanno ereditato dal Medioevo una sì infausta eredità. Queste sono le due espressioni chiave che io vorrei un po' proporvi. Intanto, se Marco mi aiuta, vi propongo lo schema che già Don Pino ha proposto nel suo bel volume, un profilo, Antonio Rosmini, un profilo teologico delle cinque piaghe. Le cinque piaghe, vedete un po', così dando uno sguardo molto, molto, molto veloce, vi rendete conto come, sebbene la trattazione del feudalismo si rinvenga precipuamente nell'esposizione della quarta e soprattutto nella quinta piaga, Rosmini stesso applica questa categoria storica, quella del feudalismo, l'applica all'intero percorso, anche con il sussidio di Jacques Le Goff, La civiltà dell'Occidente medievale, questo libro del 71, possiamo mettere in luce previamente i tre passaggi storici che hanno caratterizzato l'uso del termine feudalismo, che è passato dal contesto giuridico inglese, primo, alla accezione propriamente politica. Per giungere, ecco il terzo livello, per giungere alla forma mentis, feudale, cioè la mentalità feudale, quella dalla quale Rosmini mette in guardia nelle sue cinque piaghe. Questa mentalità feudale si ritrova, e qui adesso voglio con voi ripercorrere, ma molto velocemente, guardate, le cinque piaghe, anche così, questo numero 1, 2, 3, 4 e 5, capite di che morte morirete, a che punto sono ad un certo punto, no? Ecco, la prima piaga, la mentalità feudale, Rosmini la rinviene nella prima piaga della Santa Chiesa, cioè nella separazione del clero dal popolo, in particolare nel culto. Rosmini si esprime così, sentite.
in quante signoria egli, il feudalismo, divise il clero dal popolo, è la prima piaga, e spezzò in due parti il clero stesso, che chiamaronsi ingiuriosamente alto e basso clero, sostituendo alla relazione di padre e figlio che l'annodava, quella di signore e suddito che la disnoda, onde la negletta educazione del clericato. Ed è la seconda piaga. Bene, così alla luce di questa affermazione c'è da chiedersi quanto sia presente questa mentalità, i frutti di questa mentalità, nell'oggi della nostra Chiesa. E qui non sto parlando solo della Chiesa italiana, non sto parlando solo della Chiesa italiana, stiamo attenti. Quindi, quanto questa mentalità è ancora presente oggi, che peraltro risulta nemica del Vaticano II? Avvisaglie non proprio trascurabili si ritrovano nel recente pronunciamento di Papa Francesco sulla messa secondo il rito tridentino. Ma la forma mentis feudale soggiace e sopravvive anche nella seconda piaga, quella che tratta proprio della insufficiente educazione del clero. Ci sarebbe da domandarsi, proprio per l'attualizzazione, c'è da domandarsi a chi giova l'ignoranza dei preti e del clero in genere. Giova certamente al laicismo, che facendo leva su di essa può facilmente dimostrare che la fede cristiana appartiene all'oscurantismo culturale. Quanta banalità che molte volte esce dalle nostre bocche. Non solo fa danno perché costringe la gente a sentire stupidaggini, ma offre al laicismo, offre ai malintenzionati, l'occasione per dimostrare che quello che diciamo non ha un senso o non avrebbe un senso. Un grande tradimento del Vangelo, un grande tradimento di ciò che il Signore ha messo nelle nostre mani, nella nostra responsabilità. Attenti perché non è soltanto il laicismo a giovarsi dell'ignoranza del clero. Ahimè, anche alcuni, io spero non tanti, alcuni membri dell'Episcopato che preferiscono, proprio con atteggiamento feudale, avere qualche volta un clero non pensante, però obbediente, per cui molto spesso il prete che vuole studiare deve farlo a suo rischio e pericolo, anche economico. Eppure, lasciatemelo dire, non sarebbe difficile dimostrare il ruolo culturale di tanti parroci, ad esempio nelle periferie delle grandi città o in paesi sperduti, dove l'unica struttura appunto culturale e non solo cultuale è stata e spesso è ancora la parrocchia. Del resto, se la Chiesa è ospedale da campo, allora ha bisogno di investire nella ricerca, perché la clinica ha bisogno del laboratorio e non di improvvisazione, per quanto sorretta da buona volontà, da buone maniere, da buoni vestiti. Non basta, non basta. Ma andiamo alla terza piaga, la divisione dei vescovi. Nella piaga del costato, la mentalità feudale si insinua come atteggiamento di chi pensa la propria diocesi appunto come un feudo e l'episcopato, come spesso ricorda Papa Francesco, come un privilegio, come un premio. Sentite cosa scrive Rosmini al paragrafo 130, la terza piaga. Entrata la divisione nell'alto clero, cioè nei vescovi fra di loro, dimentichi della fraternità, memori della gelosia signorile, sì, per proprio conto che per conto del principe al cui vassallaggio appartenevano, rimanendo così ciascun vescovo è separato dal popolo e sequestrato dall'intero episcopato. Capite come non è difficile intravedere tale mentalità nell'enorme difficoltà che si sta vivendo
nella Chiesa in genere e nella Chiesa italiana anche, diciamolo, no? A far accettare una mentalità sinodale, fortemente voluta da Papa Francesco al convegno del 2015 a Firenze, ma finora disattesa e ripresa solo per le insistenze del Papa e di alcuni suoi collaboratori. E se la Chiesa italiana, come disse il Papa a Firenze, dovrà essere una Chiesa inquieta, solo così abbandonerà la mentalità feudale, che è invece statica e rassicurante, nonché autoreferenziale. Vado alla quarta piaga, la piaga dell'asservimento al potere politico dominante, la quarta piaga. Ecco, dobbiamo andare un poco più avanti, Marco. Bravo. Eccoci. Ecco, questa piaga manifesta ancora di più il male del feudalismo o del feudalesimo. Leggo pa il paragrafo 130 della quarta piaga. In quant'epoca i servitù, il feudalismo, assoggettati i vescovi personalmente al signor temporale come fedeli e uomini suoi, il feudalismo incatenò ignominiosamente la Chiesa con tutte le sue, con le cose sue, al carro del laicale potere che la trascinò per tutte quelle balze e precipizi nelle quali esso, il suo corso irregolare e fallace, va sovente rompendosi ed inabissandosi, e dopo mille avvilimenti e mille sciagure, spoglia a man salva dei ricevuti domini, ella, cioè la Chiesa, trovasi così sfinita di forze da non sapere pure conservare e difendere se stessa la dominazione dei propri pastori. E così potrebbe pensare a una grande distanza cronologica rispetto a questa piaga, tra questo che è scritto in questa piaga e la nostra situazione. Ma io penso che se si guarda con lealtà e in profondità, si nota che non è così. Pensiamo a quando gli uomini di chiesa cercano il consenso del potere politico. Qualcuno la chiama rilevanza. Vorrei ricordare che spesso la ricerca di rilevanza politica e contrattuale vede la libertà della Chiesa inficiata col rischio di subire ricatti e bavagli che le impediscono di annunciare quella che il Concilio di Trento chiamava in maniera stupenda l'ipsa puritas evangelii. Siamo alla quinta piaga, quindi andiamo verso la morte totale, verso la fine proprio. Ecco, questi ricatti, parlavo di ricatti che può subire una chiesa che cerca questi consensi del potere politico. Ripeto, che io vedo molto vicini quella che tante volte è stata chiamata la rilevanza, l'urgenza di rilevanza. Bene, questi ricatti spesso riguardano i beni temporali. Siamo alla quinta piaga. Voglio leggere il numero 131, il paragrafo, scusate, 131. Ciò che corrompe ed avvilisce il clero non sono le ricchezze libere, ma le serve. Fu la servitù degli ecclesiastici beni, la deploranda cagione, onde la Chiesa non poté conservare le antiche sue massime intorno ai beni ecclesiastici, né regolarne liberamente col suo proprio spirito l'acquisto, l'amministrazione e la dispensazione come si conveniva. E questa mancanza di convenevoli provvedimenti all'amministrazione e all'uso dei beni della Chiesa in conformità delle antiche massime e dell'ecclesiastico spirito è appunto, scrive Rosmini, la quinta piaga, quella che tuttavia affligge e martoria il suo mistico corpo. Chi conosce bene Rosmini sa bene che Rosmini non è un fauperista, ma percepisce in profondità quanto sia disastroso, quanto disastro provochi nel clero e nel popolo di Dio l'attaccamento al denaro e alle proprietà non finalizzato all'evangelizzazione e non orientato alla carità. Vado verso la fine. Ripercorrendo le cinque piaghe,
abbiamo visto i danni che provoca una mentalità feudale nella Chiesa. Non è detto però che la Chiesa sia condannata a coltivare questa mentalità, semmai dissimulandola. Quello che Rosmini auspica, ed è il motivo che lo spinge, lo porta a scrivere le cinque piaghe, è un cammino di conversione della Chiesa, quel cammino di conversione che può portare al superamento della mentalità e del sistema feudale che può essere rappresentato attraverso la figura della piramide. Sappiamo tutti che il contesto dell'Antico Egitto, cui l'immagine rimanda, la dice lunga sul modo di intendere il potere faraonico, che non ha mancato certe volte di insinuarsi nella Chiesa. Tendi però perché il contrario della piramide non è, come spesso si pensa, la sfera. Spesso abbiamo ripetuto che col Vaticano II si sostituirebbe a un modello piramidale, un modello circolare nella visione della Chiesa, delle sue strutture e della stessa pastorale. Papa Francesco però, nella Gaudium et Spes, dell'Evangelii Gaudium, scusate, al numero 236, ci dice che il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Il superamento della mentalità feudale, del sistema piramidale, è invece il poliedro. E qui permettetemi di leggervi il numero 236, il numero 236, 37 dell'Evangelii Gaudium, perché spiega il perché di questo riferimento alla figura geometrica del poliedro. Il Papa scrive: il modello è il poliedro che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la sua originalità. Quindi niente appiattimenti, niente reductio ad unum, niente mortificazione delle particolarità. Continua il Papa, sia l'azione pastorale sia l'azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i loro progetti, le loro proprie potenzialità. Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto. Splendido qui dover ricordare la logica della parabola della zizzania. Molte volte siamo più papisti del Papa e ci prende un po' la sindrome del Padre Eterno. No? Vuole fare un po' il Padre Eterno al Padre Eterno, o sopra il Padre Eterno. Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto. È l'unione dei popoli che nell'ordine universale conservano le loro peculiarità. È la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune che veramente incorpora tutti. A noi cristiani, continua il Papa, questo principio parla anche della totalità o integrità del Vangelo che la Chiesa ci trasmette e ci invita a predicare. La sua ricchezza piena incorpora gli accademici e gli operai, gli imprenditori e gli artisti tutti. La mistica popolare, bellissima questa espressione, la mistica popolare accoglie a suo modo il Vangelo intero. E lo incarna in espressioni di preghiera, di fraternità, di giustizia, di lotta e di festa. La buona notizia è la gioia di un padre che non vuole che si perda nessuno dei suoi piccoli. Così sboccia la gioia del buon pastore che incontra la pecora perduta e la riporta nel suo ovile. Il Vangelo è il lievito che fermenta tutta la massa, è città che brilla sull'alto del monte, illuminando tutti i popoli. Chiude la citazione: il Vangelo
possiede un criterio di totalità che gli è intrinseco, non cessa di essere buona notizia finché non è annunciato a tutti, finché non feconda e risana tutte le dimensioni dell'uomo e finché non unisce tutti gli uomini nella mensa del regno. Il tutto, chiude il Papa al numero 237, il tutto è superiore alla parte. Allora chiudo, chiudo. La mentalità feudale va abbandonata, a mio parere, almeno per due motivi fondamentali, rinvenibili proprio nella storia dell'Occidente. Prima di tutto, la mentalità feudale è contraria all'umanesimo, al nuovo umanesimo. Il Convegno di Firenze ha inteso ispirarsi. Secondo, la mentalità feudale si oppone alla fede cristiana, che pone tutti di fronte a Dio sullo stesso livello, come insegna il Vangelo e come ci ricorda da Fratelli Tutti. Permettete che vi dica questo. Io capisco, ma lo vedo su di me. Lo vedo con quelli che vivono con me, con i quali mi incontro. Io capisco che liberarsi delle livree feudali è faticoso. Penso però che se lo facciamo noi con l'aiuto dello Spirito Santo, non rimarremo nudi, come invece rimarremmo, e infatti lo siamo già in alcuni ambiti, come invece rimarremmo vergognosamente nudi se a privarci delle livree medievali e feudali fossero altri. Grazie. Bene, a questo punto, dopo la relazione, la prolusione di Monsignor Galantino, penso che anche il pubblico può avere la sua parte, quindi abbiamo abbastanza tempo per fare alcune domande. Per poter fare le domande, aprite semplicemente il vostro microfono. In questo momento non verrete mutati, come abbiamo cercato di fare durante la relazione per mantenere la concentrazione. Vi presentate, dite da dove siete, esponete la vostra domanda, e penso che la volete fare a Monsignor Galantino, perché è stato lui che ci ha ben illustrato questo concetto del feudalesimo al tempo nostro, al tempo non solo delle cinque piaghe della Santa Chiesa, ma anche nel tempo di Papa Francesco e il tempo attuale che stiamo vivendo. Bene, non so se c'è già qualcuno che voleva fare delle domande. Marco, vuoi dire che hanno la manina che possono usare? Sì, se qualcuno è capace, bisogna aprire il pannello di Webex con i partecipanti e si può attivare quel simbolo fatto a forma di mano, così sappiamo che vi dobbiamo dare l'audio. Se qualcuno. Non lo lasci stare aperto, va bene, grazie. Grazie. Sono in servizio, come vedete. A protezione del patrimonio. Non vedo manine alzate. Farei una provocatoria con la speranza che l'altro vescovo mi accusi di osare molto. Certo, le cinque piaghe ci pongono di fronte al clero sostanzialmente, no? Cioè alle colpe del clero.
Leggiamo anche in questi giorni come in fondo capita che siamo di fronte spesso non tanto a un clero dell'Italia, quanto ad un clero stanco, quanto ad un clero abbandonato, quanto ad un clero privo di fantasia, per esempio. No? Le piaghe ci pongono di fronte a delle responsabilità che il clero ha nella Chiesa e nei confronti di tutta la comunità. Ma c'è un feudalesimo anche nei cosiddetti laici cristiani, questi fideles laici, no? Che hanno e possono avere, possono magari inconsapevolmente, con tutte le buone intenzioni, assimilare una mentalità che fa sì che qualcuno di loro o diversi di loro risultino più clericali dei loro preti. Ecco, questa riflessione mi porta poi a dover in qualche modo sollecitare Giorgio Calandino proprio intorno a questa visione del laicato nella Chiesa oggi alla luce della tentazione feudale. Allora, frattanto, mentre si preparano altri, no, spero meno cattivi del professore Lorizio, io tento così, intanto di dire una cosa, non smetteremo mai di dire e di dire con chiarezza che Rosmini non ce l'ha col clero, assolutamente. Non è che qui indica le colpe del clero. Lui guarda con realismo quello che gli sta di fronte, ma soprattutto vuole che la situazione reale che sta sotto gli occhi e che merita certamente disapprovazione, il suo obiettivo non è soltanto sottolineare quello che non funziona, ma soprattutto partire da quello che non funziona e dare le basi serie. Non è un caso che fonti della scrittura, delle cinque piaghe, sono sostanzialmente la scrittura, i padri e la storia della Chiesa, la storia della prima comunità cristiana, no? Ecco, è importante innanzitutto dire questo, proprio per evitare che qualcuno guardi a questo libro, come purtroppo è stato visto nel passato, unicamente come una sorta di j'accuse senza la volontà, invece senza amore per la Chiesa. Qui c'è prima di tutto un grande amore per la Chiesa. Qui c'è soprattutto, c'è innanzitutto la passione di uno che vuole vedere la Chiesa, i sacerdoti, i laici, veramente degni di questa appartenenza a Cristo. Ecco, detto questo, che è un po' lo sfondo sul quale va letto tutto quello che stiamo dicendo, è vero quello che dice Monsignor Lorizio. Ci troviamo in un momento in cui davvero, davvero si incontrano accanto a tanti sacerdoti che non hanno assolutamente perso la voglia, la gioia di testimoniare il Vangelo, di dire che il Vangelo è vero ed è possibile. Ecco, accanto a questi c'è una grande fetta di clero stanco, abbandonato, qualche volta anche senza fantasia. E un po' l'abbiamo visto questo durante il lockdown e un poco anche dopo il lockdown, quando finita l'orgia, no, l'ubriacatura di certe forme particolari, poi qualcuno ha pensato di dover tornare a come si era prima, con la sorpresa che poi non hanno avuto in chiesa nemmeno quelli che ci sta, quei pochi che stavano prima, no? Quindi invece di coglierla come un interrogativo, questa pandemia è stata vista un po' come una sorta di parentesi per mettere in campo un po' di fantasie surriscaldate, no? E non invece come un'occasione seria. Quello che dice Monsignor Lorizio è purtroppo vero. C'è un clericalismo anche dei laici. Qualche volta il Papa, parlando, una volta mi ha detto: guarda, D'Annunzio, che il clericalismo è come il tango, si balla sempre in due. Cioè, se c'è un prete clericale,
e con la mentalità feudale è perché è circondato da laici che sono come lui. E se c'è un laicato così è perché i preti così li vogliono. Allora c'è bisogno veramente di questa forza di grande novità, ma la grande novità che a mio parere non viene soltanto, non è soltanto frutto di buona volontà. Quando dico che è veramente frutto dello Spirito, non intendo scaricare le responsabilità sullo Spirito Santo, quasi quasi costringendolo a fare gli straordinari di fronte alla nostra pigrizia, ma intendo dire che veramente soltanto una Chiesa che si mette in ascolto dello Spirito di Dio, della parola di Dio, ma seriamente, seriamente, solo quella avvertirà il disagio. Di quello che poi è descritto da Rosmini nelle cinque piaghe, che un pochino ho detto, ma un po' conosciamo tutti quanti noi. Soltanto mettendosi in ascolto dello Spirito Santo, davvero ritroviamo la gioia, con tutti i limiti che abbiamo, a cominciare da me, con tutti i limiti che giorno per giorno tocchiamo con mano di noi stessi, no? Solo allora potremo veramente ritrovare la gioia di essere cristiani, di avvertire questo dono che ci è stato dato, ma un dono che è anche un compito, che non possiamo tenere lì come soprammobile nella nostra vita, più o meno inconsistente. No. Allora ecco qui, per me va un po' tutto ricondotto davvero al tema dell'ascolto, dell'ascolto della parola, dell'ascolto della lettura dei padri e poi, lasciatemelo dire, veramente una riscoperta. Sensata della formazione, splendida quell'espressione, paragrafo 138, mi pare, delle Cinque Piaghe, dove Rosmini dice: solo dei grandi uomini possono formare altri grandi uomini. E se abbiamo gente mediocre in giro, state attenti perché quello che verrà fuori non è gente mediocre, ma gente pessima. Professor Lorizio, non so se ho soddisfatto le sue aspettative. Io ci tengo perché sennò poi mi tratta male. Abbiamo da. No, era per passare il tempo l'abbiamo Okay. passato. Cioè, Sì. bisogna di un po' di tempo, l'abbiamo passato, no? Sì. Ma no, io non è che volevo dire che Rosmini Microfono. colpevolizza il clero, parla quasi esclusivamente del clero. In questo, poi, Sì. naturalmente, in Rosmini abbiamo tutta una visione del sacerdozio comune che non si ritrova in altri autori del suo tempo. Quindi in questo senso è anche profetico. E qui mi torna alla memoria la lezione del professore Quacquarelli che ha studiato proprio questo rapporto tra sacerdozio comune e materiale nel pensiero di Rosmini, teologico di Rosmini. E quindi era quello un po' che volevo dire. Volevo appunto sottolineare come anche come, e questo si vede bene se si confronta il testo di Rosmini con il testo dei Lamennais, i mali della Chiesa, si vede la differenza. Rosmini non intitola i mali, ma intitola le piaghe, e nello schema che abbiamo visto mostra anche come si può in qualche modo fare da ospedale da campo rispetto a queste piaghe. Cioè, no, Vedo che c'è ma... Sì. Padre Umberto voleva parlare? Ecco, Prego. volevo dare, magari chiedere poi una riflessione a Monsignor Galantino rispetto a questa considerazione di Rosmini. Rosmini pone come medicine delle piaghe da curare, si rifà ai modelli soprattutto del IV secolo della Chiesa, quindi è una rigenerazione, diciamo, più che una rivoluzione, quella che Rosmini chiede, cioè un ritornare alle origini. Però ricordo in una conferenza di Monsignore del Cardinal Martini che era un po' impressionato del fatto che quel secolo lì è un secolo
pieno di scontri, di eresie. E nel momento in cui si eleggevano i vescovi che Rosmini voleva come eletti da clero e popolo, c'erano scomuniche reciproche, guerre, ribellioni. E lì Rosmini mette in confronto questo tempo, che sembra così tempestoso, così dinamico, ma nel quale però i cattolici crescevano, i cristiani crescevano in un modo esponenziale, cioè mentre tra teologi si litigava, c'erano queste, il cattolicesimo aveva una grande, quindi in realtà poi i frutti si vedevano, i frutti delle conversioni. Lo confronta con i tempi odierni, i tempi suoi, in cui l'elezione del vescovo, dei parroci, avveniva col silenzio di tutti. E diceva: state attenti, che non può significare necessariamente pace questo, non può significare obbedienza da parte dei laici alla gerarchia e alla Chiesa, può anche significare indifferenza, cioè se tutti accettano, qualunque pastore uno vuole mandare a una chiesa, senza che il popolo intervenga o il clero, potrebbe voler dire che non interessa più a nessuno che chi si farà vescovo. E questo è un brutto segno. Quindi, ecco, chiedo a Monsignor Galantino, sarebbero più augurabili quei tempi in cui le discussioni, i litigi erano frutti di un amore, oppure i tempi morti nei cimiteri in cui la Chiesa può fare tutto quello che vuole perché tanto non interessa a nessuno quello che fa? Ma la prima cosa che mi verrebbe da dire è che l'alternativa che tu poni, Don Umberto, mi sembra un'alternativa un po' eccessiva, perché c'è anche dell'altro, no? Un po' in tutta quanta la storia della Chiesa, un po', diciamo, anche a guardare sia il IV secolo, sia a guardare l'Ottocento in cui agisce Rosmini. Cosa intendo dire? Intendo dire che evidentemente quando il Cardinale Martini, quando ha fatto questa conferenza il Cardinale Martini, quando il Cardinale Martini dice questo, evidentemente voleva sottolineare, almeno così a me era parso, voleva sottolineare una certa lettura irenica che Rosmini faceva del IV secolo, e quindi lui voleva segnalare altri elementi che erano presenti in quel periodo e che il problema, diciamo, le grandi difficoltà non erano quella della elezione del vescovo o dei parroci in quel momento, erano ben altre situazioni nelle quali si inseriva anche questo tipo di conflittualità. Questo è un po' il tema. Se è meglio quel tempo questo o quello dell'Ottocento, quello dell'Ottocento non è che fosse molto diverso da quello di adesso su questi aspetti qua. Cioè, secondo me è difficile porsi in questa alternativa, scegliere da questa alternativa. C'è invece seriamente da riprendere in mano, ma un po' come diceva Monsignor Lorenzo prima, un recupero della concezione della Chiesa, no? Non è una concezione, non la concezione di una Chiesa fatta di clero che sopravanza rispetto al laicato, ma una Chiesa nella quale davvero, come il poliedro del quale parla Papa Francesco, una Chiesa nella quale veramente si raccolgono le energie più belle e più importanti, davvero le si mette al vaglio dell'azione dello Spirito, perché spesso noi tendiamo un po' tutti tendiamo a pensare una Chiesa che non abbia a che fare anche col confronto continuo con la parola di Dio e con lo Spirito Santo. Io a questo credo, ripeto, attenti però quando dico che credo a questo,
Non vi credo come una sorta di scaricabarile, perché l'assunzione della responsabilità e dell'impegno evidentemente cresce quando ci si confronta seriamente con l'azione dello Spirito di Dio. Questo è evidente, no? E allora, se è migliore quel tempo, questo tempo, io spero, don Umberto, che ci sia un tempo che sia, cioè che l'azione dello Spirito di Dio ci aiuti. Anche leggendo queste cose di Rosmini, queste cose scritte da Rosmini, ci aiuta ad essere protagonisti di tempi migliori, sia del IV secolo, sia del periodo in cui Rosmini ha scritto le Cinque Piaghe. D'altra parte, le premesse per farle, per fare tutto questo, io penso che il Concilio Vaticano II le ha messe tutte quante. In un passaggio del mio intervento, ho detto che se fossimo stati un po' tutti più docili all'azione dello Spirito e avessimo avuto davvero più fiducia in tanti uomini e in tante donne che hanno abitato il periodo del Concilio, soprattutto, ma che ancora oggi esistono, no? Ecco, se avessimo un poco più di libertà, se lasciassimo un poco più di libertà, se fossimo meno ottusi interiormente rispetto a queste cose, io penso che un tempo che possa essere migliore del IV secolo, così come lo ha visto Martini, o dell'Ottocento, come lo vedeva Rosmini, un tempo migliore è possibile. D'altra parte, se non avessimo questa fiducia e questa speranza, anche questo nostro simposio sarebbe una sorta di esercitazione tra amici, più o meno simpatici. Bene. Qualcuno che vuole Posso fare altre domande? intervenire? Posso intervenire? Sì, presentati. Sì, sono Gabriele Carletti, farò un intervento, parteciperò l'ultimo giorno con una relazione venerdì. Volevo innanzitutto ringraziare per la bella relazione, solo qualche piccola considerazione. Le Cinque Piaghe vengono scritte nel 1832. Rosmini aspetterà ben 16 anni prima di pubblicarle, perché appunto c'era poco prima di questa stesura c'era la Mirari Vos con la quale Gregorio XVI non lasciava molto spazio a riforme, a un dialogo, a un confronto all'interno della Chiesa. Lo farà forse spinto dalla stima, dall'ammirazione che sente da parte di Pio IX. Però lei ha detto giustamente un po' inopportunamente, perché appunto verrà messa questa stima, questa ammirazione non serviranno, diciamo, a evitare l'indice, a questa è un'altra opera di Rosmini proprio nel 48-49, ma soprattutto ci sarà in quel periodo non solo da parte di Pio IX, ma da parte di molti ambienti, molti settori della Chiesa, mi riferisco soprattutto per esempio agli intransigenti, ai gesuiti. Un attacco inizierà, anzi era già iniziato, un attacco molto duro nei confronti di Rosmini, che appunto durerà per quasi 150 anni, perché è stato ricordato anche Clemente Riva, diciamo questo riavvicinamento tra rosminiani e gesuiti avverrà proprio con un intervento di Clemente Riva e si concluderà proprio all'inizio di questo secolo. Ecco, non è stato un po', come dire, Rosmini non aver conosciuto, non avere sentore la percezione del clima culturale che c'era all'interno della Chiesa, di forte resistenza che c'era in un discorso di apertura, di dialogo, di confronto per un rilancio, per una, come dire, rivitalizzazione della Chiesa stessa. Grazie. Ma intanto io vorrei ricordare una cosa, che l'avvicinamento tra gesuiti e rosminiani e Rosmini ha anche una data precisa. Sì, chiaro, Monsignor Clemente Riva è sicuramente il grande artefice. Io l'ho visto nel numero di Civiltà Cattolica nel quale per la prima volta veniva pubblicato un articolo di un non gesuita su Civiltà Cattolica ed era proprio l'articolo di Monsignor Riva. E questo articolo, la pubblicazione di questo articolo, a me risulta personalmente
fu caldeggiata soprattutto da padre Pier Sandro Vanzan, che con Monsignor Lorisi abbiamo avuto la gioia di avere collega a Napoli. Ecco, questo fatto va un po' ricordato perché sembra un fatto secondario, perché sapete che in Società Cattolica scrivono solo i gesuiti, le recensioni le possiamo fare anche noi profani, ma gli articoli, e lì l'unico articolo scritto da un non gesuita è proprio quello di Clemente Riva sull'attualità delle cinque piaghe. Quindi quello è un momento particolare. Ma tornando un po' alla, diciamo, quasi alla mancanza di prudenza, no? O forse di non chiara lettura della storia di Rosmini, perché inopportunamente pubblica le cinque piaghe. Qui vedo che è collegato anche sia caro Paolo Marangoni, che ne sanno molto di più di me sulle cinque piaghe, sia il professor Malusa ed altri. Io non mi addentro in questo, però io ho l'impressione che abbia giocato un ruolo determinante in Rosmini due fattori. Il primo è un fattore suo, personale, cioè Rosmini veramente, almeno da altri scritti emerge, soffre, perché la Chiesa, la sua Chiesa, vive questa precarietà, vive queste difficoltà, vive quelle che lui poi elenca nelle cinque, questa situazione che lui elenca poi nelle cinque piaghe. Questo è un motivo che non va. Cioè, quando uno avverte dentro, forte, no? È un po' quando uno è innamorato, quando è innamorato, e insomma deve fare qualche cosa per farlo capire, deve fare qualche cosa per farlo diventare realtà, questo amore. E quindi io non escludo che questo desiderio interiore forte di Rosmini, no? Di vedere la sua chiesa meglio collocata in questo mondo, evangelicamente collocata in questo mondo, gli abbia un po', non dico annebbiato la vista rispetto a quello che gli succedeva attorno, ma gli abbia un po' fatto enfatizzare i segnali positivi che si muovevano intorno a lui, primo tra tutti proprio il segnale di Pio IX. Tenete presente comunque che un papa non regna mai da solo. Ci sono tanti che stanno intorno ai papi e sappiamo bene tutti quanti che intorno a Pio IX c'era chi poi ha orchestrato un po' tutto intorno alle cinque piaghe, con tutto quello che poi è successo anche, diciamo, materialmente, le modalità con le quali poi Rosmini è stato angariato per quello che lui aveva scritto. Quindi ecco, io aggiungerei questo elemento che non so quando scientificamente possa essere recuperato, però io ho sempre pensato che questo amore grande per la Chiesa di Rosmini in questo momento gli abbia un po' annebbiato la vista, o comunque gli abbia fatto vedere molto meglio le cose, secondo lui, no? Di come in effetti stessero. Cioè non avesse visto bene chi erano quei gesuiti, non avesse visto bene chi erano quelli che stavano intorno al Papa in quel momento. So che non è una risposta scientifica, però ve la dico come la penso. La ringrazio. Sono altri? Potrei fare una domanda? Sono Gran Cipranco. Pronto? Sì, la sentiamo. Senta, sono uno studente di scienze religiose dell'Università di Urbino. Vorrei fare una domanda a Sua Eccellenza, Monsignor Galantino. Come proporre, una domanda brevissima, come proporre oggi la figura e l'opera di Antonio Rosmini ai giovani? Grazie per la risposta. Ma su queste cose è molto esperto Don Umberto, no? Che ha scritto i libri di come si fa a presentare Rosmini oggi. Io penso che Rosmini, come qualsiasi altro autore o qualsiasi altra, diciamo, qualsiasi altro contenuto, può essere trasmesso oggi, io non direi soltanto ai giovani, ma può essere trasmesso innanzitutto
se noi non li riduciamo a macchiette. Scusate se vi dico subito questo fatto, se non li riduciamo a macchiette, e ci sono tanti modi per ridurre a macchiette questi nostri autori. Col collega Lorizio, quando eravamo giovani, abbiamo parlato del pericolo di una scolastica rosminiana che sicuramente non aiuta a far conoscere, a far passare oggi il pensiero di Rosmini, va bene? Per cui io penso che ci sia bisogno di una interiorizzazione di quello che Rosmini veramente ha detto, evitare di tirare, ricordo sempre quello che diceva Monsignor Riva quando si parlava dell'attualità di Rosmini, no? Ma che poi abbiamo ripreso anche noi in altre circostanze. Io ho sempre avuto qualche sospetto quando qualcuno parlava troppo dell'attualità di Rosmini. Ho detto tante cose belle, no? Ma quando una persona è attualissima e attuale nell'Ottocento ed è attualissima nel 2021, vuol dire che o non era attuale prima o non è attuale adesso, no? Ma a parte la battuta, stiamo attenti, ecco, noi rendiamo un cattivo servizio a Rosmini quando tutte le cose che succedono oggi diciamo che le aveva già previste lui. Quello era un contesto storico diverso. Dobbiamo essere noi capaci di capire quali sono le costanti e qual è veramente la forza di questo pensiero oggi. È evidente che oggi Rosmini è ancora in grado di mettere dentro, per chi ha la capacità, che ci vuole anche capacità, tempo, voglia, disponibilità interiore di leggerlo, oggi Rosmini ha ancora la capacità di far innamorare di una chiesa bella, no? Soprattutto quando si capisce che a farlo è uno che ha sofferto nella chiesa e dalla chiesa. Però ripeto, attenti alle riduzioni macchiettistiche di certi nostri personaggi, di certi nostri autori, che rendiamo un cattivo servizio a loro e noi non facciamo bene il nostro dovere. Ancora un altro pochino di tempo. Vedo una signora. Posso dire una piccola cosa? Io Sì, presentati. sono Francesco Ah. Savino, da 6 anni e 3 mesi vescovo a Cassano lo Ionio. Mi sento ospite perché così mi sono presentato come ospite al vostro simposio, ma il tema del vostro simposio, parlando qualche giorno fa con Messer Galantino, mi ha coinvolto il rapporto o la riproposizione del rapporto fra Cesare e Dio, no? E poi questa questione del feudalesimo è ancora più intrigante perché io vedo ancora molte tentazioni, molte prassi feudali nella nostra esperienza di chiesa, direi non soltanto al sud, ma anche al centro e al nord della chiesa italiana, qualche volta anche a livello europeo. Io voglio ringraziare Monsignor Galantino per questa relazione che ritengo molto efficace perché a mio avviso ha fatto una bella rilettura delle cinque piaghe di cui parla Rosmini e tra l'altro vorrei dire a Monsignor Lorizio che ho apprezzato molto, per esempio, il suo intervento 2015 proprio a Firenze, la sua relazione, che mi permetto di dire suscitò un dibattito, come sempre quando Monsignor Lorizio interviene, e io la ringrazio, Monsignor Lorizio, perché lei è uno di quei teologi che non è omologato al pensiero unico, perché anche la teologia oggi rischia di essere un po' un pensiero unico e omologato, anzi faccia sempre più interventi anche sull'avvenire, perché i suoi interventi no, sono e marcano una differenza che io condivido molto, una differenza che dice audacia e coraggio in questo tempo in cui come Chiesa dobbiamo tornare a pensare. Cataldonaro scrisse un testo meraviglioso, La Chiesa torni a pensare. Probabilmente quel testo è un po' profetico perché dobbiamo tornare a pensare, non più pensieri molto fragili e deboli, ma torniamo a pensare con i pensieri lunghi. Io voglio evidenziare due questioni. La seconda piaga a cui faceva riferimento Monsignor Galantino è la quarta. Si è parlato della formazione del clero, dell'educazione del clero. Monsignor Galantino ha detto a chi giova? Ha detto giova spesso sia ai vescovi che vogliono preti obbedienti.
ma probabilmente asini non formati, oppure giova anche una certa cultura laicista. Io ritengo che Papa Francesco ci sta giustamente rompendo la testa e anche il cuore, ma forse noi siamo duri, noi vescovi, quando Papa Francesco dice: mettete al centro della vostra riflessione i seminari. Perché quando si parla del clero, non possiamo non rimettere al centro la grande questione educativa e formativa, direi globale, dei futuri preti a partire dal seminario. Io sono convinto che se la Chiesa oggi non avrà il coraggio di rimettere al centro la grande questione educativa e formativa dei seminari, noi corriamo sempre di più il rischio di avere una sorta di clericalismo esponenziale. Quest'anno ho fatto gli esercizi spirituali con i miei preti, con padre Hermes Ronchi, il quale ha dedicato due bellissime meditazioni su questa questione. Lui dice, padre Hermes Ronchi, che il clericalismo spesso è il frutto della identificazione dei vescovi e dei preti con il ruolo, più che con il compito. E io penso che spesso i seminaristi sono educati al ruolo di essere e di vivere il ministero del presbiterato, ma per esempio non sono educati a vivere il compito, che altro non è che quello di creare, dovunque si trovano le condizioni, perché la gente nel nostro tempo si incontri con Cristo. Non dimentichiamo quello che Papa Francesco ci ripete sempre, che il cristianesimo non è una dottrina, non è un'ideologia, ma il cristianesimo è un incontro, è una relazione. E questo per me è fondamentale. Il clericalismo molto spesso è il frutto più di una concezione dottrinale, ideologica del cristianesimo che non un cristianesimo come relazione, come incontro con Cristo. E poi a mio avviso, io sono molto preoccupato e qui faccio appello un po' al vostro simposio, che è sempre un momento di grande riflessione. Io sono molto preoccupato, la quarta piaga di cui ha parlato Rosmini e su cui si è fermato, direi coraggiosamente, Monsignor Galantino, cioè il discorso famoso della rilevanza o irrilevanza oggi. Spesso sento fare questi discorsi. Oggi la Chiesa è diventata irrilevante. Ma irrilevante rispetto a chi è che cosa? Noi pensiamo probabilmente oggi di risolvere il problema delle chiese vuote, si è aperto anche un grande dibattito sulle chiese vuote, che a mio avviso già erano vuote prima del Covid, forse il Covid ha soltanto accelerato lo svuotamento, soprattutto alla partecipazione dei cattolici la domenica a messa. Io sono preoccupato perché oggi qualcuno pensa di recuperare, no? Una rilevanza asservendosi al potere politico di turno. Quando ho sentito inneggiare a qualche politico che a sua volta ha ostentato simboli religiosi, io penso, dico, stiamo molto, molto, molto attenti. E ha fatto bene, a mio avviso, Monsignor Galantino, a puntualizzare molto il rischio che noi, pur di avere un po' di consenso, un po' di avere un pochino di potere, facciamo nuovamente alleanze costantiniane, le più becere, con il potere politico. Questo a me preoccupa oltremodo. E vorrei che da questo simposio rosminiano, ecco, venisse fuori una forte proposta, a mio avviso, su questa quarta piaga, perché oggi il rischio c'è. La Chiesa pensa di superare la sua condizione di minoranza alleandosi nuovamente con una rivisitazione dell'editto di Milano, con una nuova svolta costantiniana. Io sono seriamente preoccupato perché qui e là spesso noto certi interventi. Per questo io apprezzo molto sempre il coraggio e la parresia di Monsignor Galantino, perché ancora una volta in questo simposio ha posto questo problema. Non è una questione di asservimento al potere politico che ci consente un consenso o ci consente di superare la minoranza cristiana. Io penso invece che è proprio la fedeltà radicale al Vangelo. Io sono convinto che è l'ora del radicalismo evangelico. E qui Papa Francesco ce lo sta dicendo in tutti i modi, che dobbiamo tornare a mettere al centro il Vangelo e Gesù. Se pensiamo di asservirci ai nuovi padroni politici o a certi politici che indubbiamente vinceranno le prossime elezioni e pensano così di conquistare il consenso dei cattolici, beh,
stiamo attenti che probabilmente in giro ci sono molti cattolici, ma lasciatemi chiudere con questa provocazione, ma non sempre i cattolici sono cristiani. Scusami, Don Nunzio Galantino. Prego, prego. E meno male che il provocatore ero io. Ma io vengo da una brutta scuola, sai? Già, no, effettivamente è così. Vediamo se ci sono ancora altre provocazioni, Tanto per domande. provocare. Professor Buonuomo, prego. Sarà possibile non reagire alle provocazioni, ma portarne delle altre, perché credo che anche Sua Eccellenza Consiglio Savino adesso ci ha dato un quadro. Io esco così per deformazione dal quadro italiano, cioè occupandomi di questioni internazionali, quindi cerco di guardare l'Italia dall'esterno. Io ho accennato all'inizio i problemi che riguardano la libertà di religione. Io credo che lì dobbiamo stare molto molto attenti, perché noi stiamo ormai metabolizzando anche all'interno degli stati ciò che sul piano internazionale è già strutturato, in termini di presenza religiosa, in termini di valori che potremmo veicolare e soprattutto in termini di diritti, non di minoranze o maggioranze. Cioè, il problema specifico poi del politico oggi non è quello di dire sono portatore di valori cristiani, anche se in qualche modo camuffati o mediati, ma esprimo una visione cristiana. Anche in Italia noi stiamo assistendo allo stesso processo che nei paesi anglosassoni è stato vissuto negli anni Ottanta, cioè alla cosiddetta visione civile della religione. La religione diventa uno strumento e di contrapposizione magari con l'altro, che ha una visione religiosa diversa, e non più ad una visione religiosa legata alla capacità di poter supportare alla fede o attraverso la fede supportare dei valori socialmente validi. Cioè qui tutta la questione della mediazione, qui la Pira ci potrebbe illuminare sulla questione della mediazione culturale e dei modi attraverso cui poter realizzare la mediazione culturale. Il rischio è che anche nel mondo cattolico, io lo vedo anche in università, questo Lorizio, come dire, penso anche lui, cioè nelle giovani generazioni, laici e non laici, penso anche a coloro che si avviano alla formazione teologica, noi ci abbiamo non soltanto un problema di ruolo legato a quella che può essere anche la dimensione o la funzione ministeriale, abbiamo addirittura una sovrapposizione del ruolo con una visibilità. E questo è un dato importante, a cui però viene meno, è contato a cui viene meno, la capacità di formarsi e di approfondire. Abbiamo sempre più una lettura superficiale e non consente gli approfondimenti, perché l'importante è, scusatemi il termine, visto che siamo nelle provocazioni, apparire. Ma il termine è quello di sapere e di conoscere, quindi anche questo credo che sia un aspetto importante. Trasferito, e qui parlo da colui che è stata dall'altra parte della balaustra, come si diceva una volta, durante la celebrazione, a volte vedere l'intervento anche nel quello che può essere l'omelia domenicale, l'omelia quotidiana, l'intervento in una politicizzazione, non in una purezza del Vangelo, cui si faceva riferimento prima, ma una politicizzazione di parte legata a dei fenomeni estrinseci. Penso, tanto per dirne qualcuno, tutta la questione riguardante l'immigrazione, tutta la questione riguardante lo scambio, la differenza di culture. Prima il signor Galantino parlava di non appiattimento. Ecco, noi tante volte anche chi sta dall'altra parte, anche dal pulpito, ascolta il tentativo di appiattire su che cosa? Su delle posizioni che sono non cristiane, non cristiane, posizioni che non creano problemi. Credo che questo, anche come dimensione ecclesiale, credo che debba essere proprio perché poi sui più giovani, io lo vedo che grazie a Dio, come dire, alla dimensione accademica o gestionale, affianco la dimensione parrocchiale, che è la, come
come dire, la mia salvezza. Io lo vedo con i ragazzi più giovani, i ragazzi universitari che seguo, la difficoltà che hanno nel poter avvicinarsi ad una lezione di fede autentica. La questione delle cinque piaghe. Sulla quarta piaga, e mi taccio, sulla quarta piaga, il problema non è soltanto, credo io, quello di cercare il consenso del politico, ma non ci accorgiamo molto spesso di essere strumentalizzati dal politico in modo assolutamente indifferente da parte nostra. Cioè noi neanche ce ne rendiamo conto. Neanche ce ne rendiamo, e credo che lì la riflessione di Fratelli Tutti ci può essere di aiuto, non perché è un salvagente, ma perché credo che sia ispiratore. Cioè l'idea di una coesione sociale e l'idea soprattutto di una fraternanza sociale, cioè dobbiamo tradurla in pratica, non possiamo, come dire, semplicemente leggerla come uno slogan. In realtà la stiamo leggendo come uno slogan. E questo credo che non contribuisce qui. Penso che il simposio potrà dare risposte per i vari settori, non contribuisce a far passare, torno alla questione iniziale, l'idea che stiamo trasformando la nostra dimensione religiosa in una religione civile. E qui, guardate, poi il rischio della religione civile qual è? Ne dico uno soltanto, è il fondamentalismo. Uno dei rischi è quello, cioè il rischio che poi si arriva necessariamente ad una contrapposizione, perché dobbiamo difendere lì certamente un fermo. Il fondamentalismo, lo stiamo assistendo in questi giorni, è difesa di un feudo. Lo chiamiamo emirato, ma è un feudo anche qui. Comunque, grazie a Monsignor Galantino perché veramente è stato un ritornare su tante cose. La mia conoscenza di Rosmini è quella del giurista che si è, come dire, messo su Rosmini da qualche anno su invito del professor Dorizia e di Don Muratore. Quindi, ecco, per cui grazie ancora. Professor Bonomo, la strumentalizzazione reciproca, eh? Eh sì. Bene, credo che c'è Padre Umberto che voleva parlare. Forse siamo arrivati ai momenti finali. Perché, avendo detto che per le 19:15 terminiamo, conviene in questo momento chiudere ringraziando anche l'eccellenza dei relatori che sono intervenuti e c'è abbastanza, credo, materiale per poter riflettere. Abbiamo ancora altri 3 giorni e quindi abbiamo tanto tempo in queste, e ci rivedremo domani alla stessa ora.